Signore e signori, buongiorno. Mezzogiorno in punto di un martedì di luglio, un caldo infernale. Però diciamo che c'è un po' di venticello, ci sta pure abbastanza bene. Questa è la fonte delle 12. Facciamo una passeggiata con voi, giusto per restare. Ah, il venticello si gradisce, questo venticello, si gradisce veramente tanto, si gradisce e fa veramente piacere. È molto piacevole questo venticello, così no? Ti prende alle spalle, ti piace, ti piace. Bene così. Nostra bella Fondi, stamattina si presenta con un leggero venticello che sicuramente aiuta anche ad affrontare meglio il caldo infernale di questa giornata. Ecco qui. Qui è via Cesare Battisti, però qualche volta faremo anche qualche video da lì, giusto per restare in tema. Ah. Eccoci qua. Ci porta anche il cane a fare. Buongiorno, buongiorno. È la statua di San Francesco. Questa è la. Di fronte a noi abbiamo la chiesa di San Francesco. Sì. Sono belle nuvole però qua, vedete che belle nuvole. Faccio una bella foto adesso. Facciamo un giretto. Abbiamo anche un cagnolino. E questa è la fonte che si presenta stamattina alle 12 qui. Un caldo insopportabile. Però diciamo, come ho detto, il venticello lo rende anche più gradevole. Oddio, sembra meglio il freddo, eh. Il freddo è la cosa migliore. Farci pure il zambana. Quindi si gradisce sempre. Bello quel balcone in alto, bello, guardate che bello. E questa è la nostra bella Fondi a quest'ora, quella come dicevamo via Cesare Battisti. Se abbiamo avuto modo anche di fare un breve video, una passeggiata in centro, che sicuramente aiuta per andare a mangiare con gli occhi di Fondi, gli innamorati di Fondi.
questo ungaretto, ma se 3-4 ore sono, no, questo ungaretto, guardate, e facciamo vedere anche le arme romane, ma di cerca, questa sta, e non si faccia dove è fatta, e chiedo ragione per voi, queste sono le arme romane, vedete, e lì dietro c'è Corso Italia. Quando ero da piccolo c'era proprio la piazza San Rocco, e suoneva a passare le mie prime serate estive da Vaglio, veniva a Pete, non sa come sembrava che veniva qua a Pete, non sembrava io di 20-25 anni, non sa come sembrava che era. Comunque, questa è la... Oh, che bella, 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 bella questa foto che viene qui adesso. Bene così, dai. A dopo. Ciao.